Senti, io posso anche incominciare. No, io ho fatto parte. Delle possibilità che diciamo fino ad oggi non ha avuto. Sappiamo che sono molti ragazzi ancora di Castiglione del Lago, ma non solo di Castiglione del Lago, le esigenze, rafforzandole, mi auguro che questo sia il disegno che va avanti, il polo liceale di Città della Pieve, e rafforzando le esigenze del territorio, quella che è stata anche la richiesta di lavoro di questo territorio. Credo che molti dei ragazzi che sono usciti, noi pensiamo, poi alcune informazioni che tu darai, è quello che proprio direi Daniele, la scuola di Serie A che avevamo messo in programma elettorale di insegnanti, credo che complessivamente possiamo rispondere alle esigenze. Io credo che è importante che i poli però sono due, quindi hai detto bene, due poli e una scuola, quindi hai detto bene, è così, però il polo è fatto da più i tempi utili, quindi no? Ci siamo mossi con no? Gli assessori, con il sindaco, perché la richiesta deve venire dalla scuola, ma chiaramente queste strade che corrispondono ai nostri percorsi del Marino. Abbiamo aggiunto, d'accordo, il nuovo percorso, la nuova strada per i nostri ragazzi. Quindi abbiamo l'istituto tecnico, tecnologico, abbiamo l'istituto tecnico maschile, da oggi abbiamo quindi il nuovo settore del servizio sociosanitario che è rivolto anche al pubblico maschile. L'idea è dalle indagini non venivano fuori i bisogni, chiaramente, e fino a quel momento parlava della professione, no? La loro futura occupazione, no? Quindi cioè, poi dopo interverranno gli esperti del settore, giustamente. Da dove incominciano le scienze umane e sociali? Sono... riuscite a vedere? Sta risposto? Le scienze umane e sociali... gli elementi di storia dell'arte ed espressioni grafiche, perché diventano nel mondo del lavoro in organizzazioni pubbliche e private, quando diciamo al termine del corso è al termine del quinquennio. Come percorso professionale, a questo punto siamo in attesa dell'accordo stralato. Abbiamo studenti che vengono dalla Città della Pieve, da Passignano, quindi da tutta la zona del lago, ma quello che è interessante è che vengono anche, lo vedete, da Teronto, la Camuscia, e chiusi, quindi invece insomma le iscrizioni se non sono ripreso è perché giustamente il sindaco mi faceva presente, sapete che c'è stata un'indagine della Fondazione Agnelli, l'opportunità per i ragazzi di trovare occupazione nel territorio, perché comunque sia il Trasimeno è abbastanza ricco di servizi, il sindaco confermi, sia sanitari che sociosanitari, e in ognuno di questi servizi ci sono anche molte strutture sociosanitarie, quindi le nostre residenze protette, i centri diurni per anziani e per disabili, il centro residenziale, terrei a difendere, insomma, credo che sia poi no, un'integrazione, quando per i ragazzi... Sappiamo che molti ragazzi di questo territorio hanno frequentato queste scuole della Toscana, quindi è motivo di soddisfazione per noi pensare che ora questi ragazzi possano frequentare qui da noi, insomma. Le famiglie della scuola media, delle scuole superiori, vero? Due belli, eh? È una buona notizia questa. Del comprensorio del Trasimeno in qualche modo possa anche parallelamente a quello che è lo sviluppo della realtà scolastica anche offrire delle opportunità sotto il profilo proprio lavorativo, affinché noi famiglie non abbiamo alla fine, non ci ritroviamo ad avere una dispersione anche dei nostri figli stessi, no? Che magari...